Cari amici, ben ritrovate e ben ritrovati. Dovete scusare l'effetto curioso di questa luce, stasera è sempre la stessa, la posizione è sempre la stessa, stasera non so perché c'è questo strano effetto. Evidentemente questo smartphone, essendo uno smartphone cinese, è affetto anche lui da coronavirus, non ci sono altre spiegazioni. Questa sera vorrei parlarvi di un fumetto particolare, approfittando del fatto che un paio di settimane fa, in assenza del mercatino, al libraccio ho trovato un volume, scusate che inforco i miei soliti occhialoni, un volume, diciamo, della serie Oro di Repubblica, dedicato al comandante Mark. Comandante Mark, diciamo, cioè, personaggio famosissimo, creato, scritto, sceneggiato e disegnato dall'SGS, cioè questo trio di autori, artisti piemontesi, Sinchietto, Guzzon e Sartoris. SGS, cioè, sono diciamo, le tre iniziali, per l'appunto SGS, Sinchietto, Guzzon, Sartoris. Dicevo, questo trio di disegnatori piemontesi che sono gli stessi che hanno creato Capitan Mickey, il grande Black, Quinoa, Alan Mistero, insomma, e altri personaggi. Adesso non è che me li ricordo tutti, ma su per giù questi sono quelli principali. In particolare Capitan Mickey e il grande Black. Io sono sempre stato un grande fan del grande Black, del quale ho completato l'intera collezione del, diciamo, a colori, cronologica per l'appunto, limitandomi esclusivamente agli albi, diciamo, scritti e disegnati dall'SGS, dopodiché ho interrotto questa serie cronologica edita dalla IF Edizioni tramite la Gazzetta dello Sport. Ma successivamente al Grande Black, una volta che i nostri lasciarono la casa editoriale Dardo, e beh, nel 1966, adesso non vorrei, nel 1966 non vorrei sbagliarmi, diedero, diciamo, crearono un nuovo personaggio che bene o male era ambientato nello stesso periodo e con le stesse, diciamo, nelle stesse località nelle quali veniva ambientato era stato ambientato il Grande Black, che cioè il periodo della lotta tra patrioti americani e l'impero britannico, gli inglesi, insomma, che poi sfociò nella guerra d'indipendenza, insomma, la fondazione degli Stati Uniti. Tutti conoscete, insomma, come è andata a finire la storia. Per quanto riguarda la storia in questione, abbiamo a che fare con una storia che, quantomeno da quello che ho letto nella prefazione, dovrebbe essere la più lunga del comandante Marchi, perché a suo tempo si sviluppò in ben quattro albi. Sto parlando del Risveglio della Mummia. Qui vedete questa cover in cui viene rappresentato Marchi con Mr. Bluff, che era uno dei suoi compagni. Vedete qui rimosso, diciamo, Mark in tutto il suo splendore, diciamo, grandissimo il comandante Mark. Vabbè, qui dietro le chine, insomma, vi parlo un po' della storia di Mark, insomma, la storia anche editoriale del comandante Mark. Ecco qua, anche qui vedete il mondo di SGS, e poi finalmente l'inizio della storia. Con questo, diciamo, frontespizio, il risveglio della mummia. Posso soltanto consentire soltanto di dire due parole per quanto riguarda la mia sensazione personale, che secondo me il comandante Marchi è alla fine il personaggio più maturo, tra virgolette, di quello della SGS, perché dopo Capitan Mickey, il Grande Black in particolare. E secondo me, con il comandante Mark, l'SGS si trova nel pieno della maturità artistica, e ha sfornato questo personaggio veramente grandissimo, secondo me.
quello che ha suggellato, diciamo, la loro carriera in maniera definitiva. Perché chi ha letto il comandante Mark si accorgerà delle differenze che c'erano fra Mark e il grande Black, specialmente per quanto riguarda l'universo femminile, perché mentre Black era una specie di... mentre Capitan Mickey, vabbè, c'era l'eterna fidanzata Susie, va bene, con la quale però non si è mai giunti a un matrimonio. Ecco, Black era un misogino che, diciamo, allontanava, cioè, fuggiva dalle donne, almeno per quanto riguarda tutta la serie SGS, mentre il comandante Mark ha anche lui una fidanzata, diciamo, storica, che è Betty, ma non disdegna, diciamo, le attenzioni femminili, come in più storie è stato, diciamo, mostrato dagli autori. Ecco, questa è un po' una mia chiosa, diciamo, niente di che. La storia in questione, e poi, fra l'altro, alla fine Mark sposerà Betty, contrariamente a Capitan Mickey, che non si giungerà mai a un matrimonio con Susie, mentre Mark sposerà, che io sappia, magari mi è sfuggito, ma non credo, mentre Mark alla fine convola a nozze con Betty, e nell'ultima storia, addirittura dopo la vittoria della guerra d'indipendenza da parte dei, diciamo, dei patrioti, dei futuri che contribuiranno a nascere ai futuri Stati Uniti d'America, in quella circostanza, in una grande tavolata, troveremo riuniti attorno allo stesso tavolo, per l'appunto, anche il grande Black, il professor Kurtz, Rod, insomma, tutti anche gli altri personaggi, perché a un certo punto, in una storia, credo, sempre il comandante Mark, Blacker e il comandante Mark si incontrano. Io non ho tutti gli altri, ho letto qualcosa, non tutti, diciamo, qualche numero, insomma, però il comandante Mark sicuramente è uno di quei personaggi. Scusate che mi sto dilungando, qualcuno non c'era la cosa, ma il comandante Mark è uno di quei personaggi dei quali io mi auspico una ristampa a colori, cronologica, così come è fatto per Mickey e Black. Cioè, spero che la IF prima o dopo si decida a riproporcela, ma come si deve, però, colorata come è stato fatto con me. E possibilmente per mantenere il prezzo basso, visto che le uscite sono settimanali e comunque costituiscono un certo esborso settimanalmente, potrei consigliare di mantenere, diciamo, le ristampe con la numerazione, non fare più storie, per esempio, che secondo me non ha senso, con la numerazione degli albi originali, cioè, e con le cover originali, no, queste cover, diciamo così, cioè, che non, se no si perde il fascino della ristampa. Perché sì, mentre perché il comandante Mark in linea di massima era una storia di 66 pagine circa, perché poi dopo alla fine c'erano dei comprimari come Alan Mistero e altri, insomma, che io neanche leggevo. Quindi, se si mantengono sulle 66 pagine, le fanno a colori e le pubblicano tutte le settimane, il prezzo può rimanere basso, ecco, non esageriamo con la spesa settimanale. E le copertine e quelle del tempo che fu. Quindi si potrebbe avere una ristampa proprio integrale dei 250, adesso non mi ricordo più, di 250 numeri, 160, so, quello che era, 170, non mi ricordo, ecco, deve essere, sa, sicuramente più di 250, adesso non ricordo bene. Diluito settimana per settimana, senza, diciamo, esagerare nel costo. Comunque, veniamo a parlare di questa storia dopo che vi ho, insomma, un po' stufato con questa lunga introduzione. La storia in questione è bellissima, guardate. Un'altra caratteristica poi delle storie del comandante Mark da parte della SGS era l'inizio delle storie con queste tavole, diciamo, non diciamo da striscia, ma anche grandi, perché c'è stata un'evoluzione, cosa che non si vedeva a quel tempo negli altri albi editi dalla Bonelli, perché
perché inizialmente il comandante Marchi, no, inizialmente diciamo, era edito dall'attore Sergio Bonelli, diciamo, con la denominazione Araldo, ecco, diciamo, però era comunque l'attuale Bonelli, insomma, anche se era editore Araldo, però è sempre della Bonelli si trattava. Vi ho fatto vedere la prima tavola, bellissima, come ce ne sono tante altre che a colori rendono veramente in maniera eccezionale l'abilità grafica della SGS. In pratica siamo di fronte a un'avventura meravigliosa perché ci riporta anche indietro nel tempo, ai tempi, cioè incrociando le vicissitudini di Marchi e compagni con quelle di un popolo di antichi egizi che rimane, diciamo, isolato all'interno dell'Africa, mantenendo la cultura, le tradizioni del tempo che fu, proprio dell'antica Egitto dei faraoni, ecco, diciamo. E abbiamo a che fare con queste storie misteriose di mummie, di risveglio della mummia, di sortileggi, di sacrifici, insomma. Tutto quello che è mistero e fascino che ha a che fare con l'antico Egitto e che, diciamo, incrociandosi proprio con l'appunto con le vicende dei nostri eroi preferiti, è il top. Guardate, una storia veramente molto, molto bella. Che io invito tutti a leggere. Io non posso fare altro che mostrarvi queste bellissime tavole. Vi posso solo dire che a un certo punto Mark, sembra essere la reincarnazione di un principe egiziano. Per questo viene, diciamo, strappato al suo mondo e è catapultato in quello africano. Ma africano, diciamo, di questa comunità chiusa di antichi egiziani. E nella storia ovviamente verranno coinvolti anche Mr. Blef, Gufo Trist e, ahimè, anche Betty, che rischierà veramente grosso. Ma come sempre, alla fine la giustizia, l'amore trionfano e i nostri riusciranno ad averla vinta anche per questa volta e a ritornare a Forte Ontario, dove li aspettano comunque altri pericoli. Vi posso mostrare ancora alcune tavole. Io, se vi capita, recuperate questa bellissima storia perché vale la pena veramente di leggere, specialmente in questa edizione a colori. Guardate qui, vi mostro la mummia in azione che scatena una tempesta. Perché ha dei poteri la mummia, ecco, dei poteri che gli serviranno a proteggere proprio Mark. Beh, ovviamente per uno scopo particolare che scoprirete leggendo l'albo. Qui vedete Mark che salva una bambina e ne ottiene eterna riconoscenza. Addirittura la bambina dice: "Ti sposerò io non appena sarò grande." Cioè, vedete Mark. Era veramente eccezionale. Abbiamo anche un personaggio particolare come Tahir, questo enorme, enorme uomo di colore. Anche lui inizialmente sembrerebbe un po', diciamo, nemico di Mark, però in realtà si dimostrerà non esserlo. Quindi la storia si evolve, avremo a che fare con sta mummia, guardate, ve ne ho mostrato prima qualche tavola. Ragazzi, non saprei cosa dire per convincervi a leggere questa storia, cos'altro dire. Io posso soltanto garantirvi da parte mia, che si tratta di una storia bellissima, ma che mi ha fatto ritornare, rituffare nel passato, ai tempi della mia giovinezza, quando mi dilettavo a leggere anche il comandante Mark, con queste storie dell'SGS che sembrerebbero a volte anche ingenue, ma secondo me non lo sono ingenue. Erano altri tempi in cui
le avventure, anche il fumetto, le hanno vissute in maniera più, come dire, diversa rispetto a oggi. La violenza non era così esplicita, lo splatter non era così esagerato. Ecco, i personaggi erano tutti ben definiti, perché dovevano essere adatti anche, diciamo, agli adolescenti del tempo, che non erano, diciamo, smaliziati come quelli del giorno d'oggi. Eravamo un po' ingenui, tra virgolette, adatti al nostro tempo. E queste storie erano veramente, veramente bellissime. Guardate, io non ve ne mostro ancora alcune scene. E poi saltiamo a piè pari, andiamo direttamente nell'antico Egitto, dove avremo modo di incontrare un personaggio particolare, il cui nome è Imhotep. Questo tizio qua, vi ricorda niente il nome di Imhotep? Avete visto La Mummia, il film dove c'era il sacerdote risuscitato, diciamo che risvegliato, che alla fine era Imhotep? Lo ricordate, no? Ecco, quindi, insomma, e qui stiamo parlando di una storia che viene molto prima della mummia, ultima versione, ma a quel tempo c'era già la prima versione della mummia, quindi i riferimenti sono, diciamo, evidenti al film La Mummia. Qui conosciamo anche la regina Nemeris, che alla fine si invaghirà di Mark e vorrebbe averlo al suo fianco. E per costringerlo a questo, praticamente lo drogano con una particolare miscela, una particolare droga, per l'appunto, che farà perdere un po' la memoria al nostro Mark, che non si ricorderà più di essere il comandante Mark dei lupi dell'Ontario. E addirittura, come potete vedere, non si farà baciare volentieri dalla sua regina. Non ha perso la memoria, quindi ci sta. Ecco, vi faccio vedere poi alcune altre scene, insomma, molto interessanti. Interessanti, insomma, delle belle scene. Qui vedete il momento in cui Betty, catturata, rischia la vita, e Mark è costretto, che nel frattempo ha recuperato la memoria, è costretto a subire il ricatto della regina per salvare la vita a Betty, ma alla fine, come sempre, tutti i nodi verranno al pettine e Mark e compagni riusciranno a scioglierli uno per uno. È bellissime in queste, ho notato anche prima all'inizio, adesso mi sono dimenticato di farvi vedere le tavole, ma vi mostro queste qua, che è intervallate alle varie vignette. Ci sono vignette in cui la SGS rappresenta, diciamo, la fauna locale africana, veramente molto bella. Questo, per esempio, è una, questa qui è un'altra, ma ce ne sono veramente tante, con coccodrilli, rinoceronti, ippopotami, insomma, veramente, ovviamente, scimmie, serpenti, ce n'è per tutti i gusti. E vedete qui Mark ritrova il nero gigantesco dell'inizio della storia, tale Tahir, che adesso non è più un suo nemico. Mark ha capito che di non trattarsi di un vero nemico. Veramente una storia piena di mille risvolti, di tanti personaggi, veramente affascinante. Antico Egitto, non lo so, mummie che si risvegliano, come ho detto all'inizio, sortileggi, sacrifici, Mark, Mr. Bluff, Gufo Triste, due donne che si contendono Mark, la bruna, la regina Nemeris, e la bionda, l'eterna fidanzata Betty. Chi più ne ha più ne metta. È l'avventura che domina sempre la scena. Meraviglioso, qualcosa di eccezionale. Io vi consiglio ovviamente di recuperare, come ho detto prima, questa avventura se riuscite, perché ne vale assolutamente la pena. E ovviamente faccio ancora una volta il mio appello a
non so, non, credo che non mi ascoltino neanche, ma se alla IF o a chi per loro, se riescono, diciamo, a pubblicare una ristampa cronologica dell'avventura del comandante Marchi, perché credo che avrebbe un grosso successo. Io l'acquisterei a colori, fatta come si deve, mica una cosa così raffazzonata, ma fatta veramente come si deve. Ecco qua. Possibilmente evitare, come in tutto Mark, due storie per albo, no, una ne dovete mettere a colori con la cover originale, ma so che chiedo troppo, però tenendo basso il prezzo, ovviamente. Massimo 5 euro a settimana, ragazzi, fate così e avrà un grosso successo. Detto questo, cari amiche e cari amici, non posso fare altro che salutarvi. Ancora una volta, con un abbraccio dal profondo del mio cuore, augurandomi nel contempo un buon proseguimento di lunedì, lunedì 9 marzo 2020, e dandovi appuntamento per il mio prossimo video, chiedendo venia per la lunghezza di quello che ho appena realizzato. Come sempre, alla prossima.